money from the money tree. Fall on me, life's a lottery. Oh, oh, life's a lottery. Lo vedete questo pacco? Contiene un cellulare nuovo. Io adesso dovrei aprirlo ed usarlo. Ma ho scoperto che oltre al piacere di avere un oggetto tecnologico si aggiunge un altro piacere, cioè quello che provo tenendolo per almeno una settimana impacchettato. Desiderare un qualcosa mi rende felice quasi quanto avere quel qualcosa. Tutti siamo in maniera più o meno inconscia alla ricerca della felicità. Si cita spesso la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti che dice: tutti gli uomini sono stati creati uguali, sono dotati di alcuni diritti inalienabili. Fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Ma attenzione, non parla di diritto alla felicità, ma di diritto alla ricerca della felicità. Esiste un paese che si è prefissato un obiettivo ancora più ambizioso: rendere la popolazione felice. Questo paese è il Bhutan. Voi direte dov'è? Ve lo dico io. Si trova nella catena montuosa dell'Himalaya tra la Cina e l'India. Ci sono 758.340 abitanti in un territorio grande quanto la Svizzera. La religione più diffusa è il buddismo. Il Bhutan è una monarchia costituzionale. Negli anni 70 il re dichiarò alla stampa internazionale che oltre al PIL, il prodotto interno lordo, è altrettanto importante il GNH, il GNH, il Gross National Happiness, che in italiano possiamo tradurre più o meno come il PIF. Prodotto interno felicità, molto più o meno. Ma che sia un paese particolare lo si capisce di già durante il viaggio di andata, e io lo so perché ci sono stato. Innanzitutto si prende un aereo da Milano Malpensa per Delhi. Giunti in India si gestisce alla grande il fuso orario e si prende il volo di una delle due compagnie esistenti per il Bhutan. Dopo una sosta a Kathmandu a caricare altri passeggeri si arriva a Paro, una delle città del Bhutan. Come si fa a capire che state arrivando a Paro? Dalle montagne che l'aereo è costretto ad attraversare zigzagando a pochi metri d'altezza. Io che mi lamentavo di Punta Raisi. Infatti questa è l'unica pista disponibile, letteralmente incastrata tra le montagne. L'aeroporto chiude appena fa buio e solo 8 piloti hanno la licenza per atterrarci. Una volta giunti noto una cosa inquietante. Tutti a farsi foto. Un gruppo di turisti si fotografa in maniera compulsiva sulla pista d'atterraggio. Il governo del Bhutan regolarizza il turismo concedendo un numero limitato di visti. La particolarità è che un visto al giorno costa 200 euro. Voi direte, è un po' caruccio. No, perché è incluso in un giorno. Il vitto, escluso le bevande, l'alloggio, una guida tutta per voi e un autista per gli spostamenti. La mia guida è lui, Sonam. La prima cosa che mi colpisce è che lungo la strada si incontrano, oltre ai passanti, molte mucche e generalmente è l'automobilista che le schiva. Oh, tranquilla, è casa tua. E come in alcune province d'Italia può capitare che mettendo la freccia l'automobilista che ti precede ti stia comunicando che c'è lo spazio per il sorpasso. E oltre alle foto dell'attuale re e della regina ci sono dei cartelli stradali che con un tocco di poesia in inglese invitano il guidatore alla prudenza. Ma eccoci arrivati a Thimphu, la capitale. Questi sono i palazzi di Thimphu e questa è la piazza principale, detta la piazza dell'orologio. I primi bhutanesi che incontro, e non bhutani, perché in italiano si dice bhutanesi, evitiamo tutte le battute già fatte, all'inizio si fanno sempre. Dicevo, i primi bhutanesi che incontro sono il mio amico Dekhi Funzo. Dekhi Funzo. Seigen. Dekhi Funzo. Dekhi. Ciao. Ciao. E la mia nuova amica. Aspetta, I try to say your name. Dicen. Con Dekhi e Dicen ci spostiamo nella zona della movida di Thimphu. Nel primo locale, il Mojo Park, non c'è nessuno, ma in compenso si può seguire la partita Atalanta-Lazio. I want to go to karaoke? Yeah. Decidiamo di spostarci in un secondo locale, all'Amas Karaoke. Qua è tutta vita. Anche qui si trovano delle immagini del re e della di lui moglie.
preso dall'entusiasmo contagioso, prendo una decisione. I try to sing. Uso il termine tentare perché la lingua locale, lo zonka, per un italiano è un po' ostico. We can go to sing, no? E i miei amici della serata si rifiutano di accompagnarmi. L'efficiente Sonam mi trova un compagno di canto. Ma è intonato perché non vuole fare brutta figura. Hi, what's your name? Sri. Quindi io e il mio nuovo amico Sri incominciamo a cantare. Exactly. What did I sing? Love song. Yeah, you were expressing your feelings. Ciao! La mattina dopo incontro Ugyen, un bhutanese che parla italiano perché ha studiato per molti anni in Italia. Benvenuta in Bhutan. Grazie. Allegria, amici ascoltatori. Benvenuti in Bhutan. Mike, buongiorno, c'è ancora? No, è morto. Ah, accidenti. Noi bolognesi mangiamo Dorsland. Ho trascorso la mia gioventù in Italia. Ho molti amici italiani che mi hanno voluto bene, mi vuole bene finora. Per quello considero l'Italia come mia, anche mia, come seconda patria. Quando sei arrivato in Italia, cosa hai pensato? Avendo studiato in Bhutan in inglese, avevo pensato che gli italiani anche parlassero inglese. Quando eri arrivata la televisione? La televisione è arrivata nel 1998. E internet quando è arrivato? Nello stesso anno. Tu hai conosciuto internet e la televisione in Italia? In Italia, sì. Seguivi la corrida di Jerry Scotti? Sì, e guardavo molti film di Paolo Villaggio e anche Adriano Celentano, mi piace moltissimo. So anche imitare vari personaggi. Paolo Villaggio. Come umano l'hai? Adriano Celentano. Ragazzi, lui è più forte, forte. E ha arrugginito purtroppo. Metto Bossi. Noi della Lega ce l'abbiamo duro. Scalfaro, dai. L'ex presidente della Repubblica. Della Repubblica. Io come garante della Costituzione italiana, quando vedo violare quei diritti fondamentali, io non ci sto. Com'è che ti è venuto in mente di imitare il presidente della Repubblica Scalfaro? Perché mi è riuscito bene. Tu cammini vestito in questo modo quando vai al lavoro? Sì, io questo è vestito da uomo, si chiama Ko, viene portato quando uno va in ufficio, anche monastero, per cose formali. E la spilla ce l'hai sempre? Sì, porto vicino al cuore perché ciò vuol dire che resta vicino al mio cuore. Ma è vero che il re regala un pezzo di terreno a tutti i cittadini del Bhutan? Non tutti, ma quelli che sono poveri. Il re, difatti, vanno in giro per il paese e lui parla direttamente con il popolo. Dopo regala, diciamo, il terreno. Molto spesso i bhutanesi si rivolgono ai monaci buddisti per prendere ogni tipo di decisione. Ho chiesto così a Ugyen di presentarmi un monaco perché dovevo capire se una persona che ho incontrato nella mia vita fosse quella giusta, ma soprattutto se io fossi quella giusta per lei. Così andiamo a visitare una scuola dove i monaci buddisti studiano astrologia. È importante l'astrologia nella vita delle persone? Sì, sì. Per sposarsi, la vita e morte, viene sempre chiede consiglio a un astrologo, sempre. Tu l'hai fatto? Sì. Ma scusa, se il piano astrale avesse detto che non era adatto per te, tu non la sposavi? No, quello non. Anche se sono incompatibilità, ci sono vari riti da fare per rimandare quelle incompatibilità. Quindi, ma se io do la data di nascita di una ragazza, posso chiedere se è la donna giusta per me? Un astrologo può guardare la compatibilità tra due persone. Puoi vedere se sono incompatibile con una ragazza. Non mi ricordo la data di nascita, puoi vedere su internet. Se scrivi Miriam Leone. Sul Google si trova? Sì, sì. Non sei sposato ancora? No. Oh. Sono troppo giovane, ho solo 44 anni. Ah, giovane. Sei giovane.
Wow. Wow. 2008, Miss Italia. Sì, è stata Miss Italia. Mamma mia. 1985. 14 aprile dell'85. Scoperta la data di nascita di Miriam, ci avviamo verso il Monaco. Purtroppo non vi posso far vedere l'interno della scuola perché è anche un santuario dove la gente va a pregare e quindi non è permesso riprendere con la telecamera. Ma eccovi il Monaco astrologo che potrebbe cambiarmi la vita. Mi chiedevo quanto conti l'astrologia appunto in Bhutan. Sì, è Bhutan o Bhutan? Bhutan. Bhutan. Bhutan, essendo un paese buddista, l'astrologia bhutanese è molto legata alla religione. Quindi qualsiasi cosa chiede consiglio a un astrologo. C'è un calendario, si chiama Dato, quello che ha in mano il monaco. Lì c'è tutte le date auspicio, non auspicio, si chiama Dato. Per esempio, se io devo viaggiare per forza in quella data lì, allora lui consiglia cosa fare per rinviare quello malocchio. Senti, ti ricordi quando è nata Miriam Leone? Mese non importa, ma importante è l'anno della nascita. Che anno era? 1985. Datonalo ce Dinalo lo cibe andiamo in vola. Internet 85 è di toro, elemento è legno. Vuoi dire tuo anno di nascita? Io sono del 72. 1972 boci. Ciugimela. 1972 è di segno topo. Topo? Topo. Topo. Topo è elemento è acqua. E il topo e il toro vanno d'accordo? Lui sta controllando l'accoppiata. Se c'è cosa. Va bene. Sta controllando tutti e due. Ti ho detto, deve fare tanti calcoli in matematica. Dice che benissimo il vostro... Ah, sì? Se vi sposate, salute è molto buona, dice. Quindi vivete a lungo. Ma dopo la lieta notizia mi viene un atroce sospetto. Senti, però, scusa, se lui vuole sapere soltanto la data di nascita, vuol dire che tutti quelli che sono del 72 vanno bene con... con Miriam Leone. Leone, sì. Loro non hanno data proprio giorno per giorno. E cioè, tutti gli spasimanti di Miriam Leone del 72 sono buoni. Però è una guerra, però. Se io fossi un cittadino bhutanese, la mia infelicità, causata dal fatto che praticamente ho scoperto che tutti quelli del 72 possono conquistare Miriam Leone, dicevo, la mia infelicità la potrei comunicare al governo bhutanese grazie a questo questionario. Sì, infatti, ogni due anni circa 7.000 bhutanesi sono invitati a compilarlo per capire quanto la nazione sia felice e nel caso capire cosa poter fare per renderla felice. Per saperne di più sono andato al centro studi e ricerche del Bhutan. Can you tell me which kind of a question did you put? We have 249 questions: education, health, culture, ecology, good governance, happiness. It is continuous, measured, being practiced and answered. So you see the results and do something to make happy the people. If our survey finding says Bhutanese people are not doing so well in education, so well in health, that is where our government and the planning commission should change their gear and do something. You care about the health of the citizens of this country. In Italy, I suppose that the reaction of the citizen could be, it's my business. If I won't eat junky food, it's my business. Did you have this reaction? Someone said, it's my business, it's my life. There is a complete misunderstanding of the Trump democracy and the idea itself. If I smoke, I cannot say it is my own business. No, when I smoke, firstly, somebody will suffer based on my smoking. My health will be injured, definitely. It will have so many externalities, health cost. When I become sick, my family, they'll have to come to hospital and take care of me. They will not get time to do their own business, own work. So the health cost will increase. Where does this budget for the health care comes from? Yes. The citizens taxpayer. So
No single individual can claim when they do bad things, it is their own business and they are doing on their own wish. No, that's completely irresponsible citizen. E per evitare di avere cittadini irresponsabili, si comincia a lavorare fin dalla scuola. Al giovane bhutanese viene subito affidato una responsabilità. Ad esempio, davanti alle scuole, ad aiutare ad attraversare la strada, oltre a un adulto, ci sono anche due studenti. All'ingresso della scuola c'è un rigidissimo controllo autogestito per evitare che qualcuno porti o della plastica o del junk food, il cosiddetto cibo spazzatura, o che sia senza il cartellino di riconoscimento. I colpevoli vengono segnalati alle autorità competenti, cioè suppongo ai professori. Io incomincio a farmi prendere la mano. Quello là, non è quello che c'ha del junk food. Questo me l'avete controllato quello? Lo sei dimenticato, è inutile che prende tempo. Questo c'ha una faccia che non mi piace. Fare ogni ora. Bloccatemi quello! Fa finta, non ce l'ha, è inutile. Prendete colpo di scena, ce l'ha. Poi c'è chi decide di non perdere tempo e costituirsi subito, non ci prova neanche. Evidentemente ha confessato subito. Aveva la chewing gum. Ci hai provato, eh? Ah! Pensavi di farla franca. Ma ecco arrivare lo sfacciato. No. E questo? It's junk food? Non c'è più nessuno. Ma it's junk food. Solito italiano. Bloccatelo! Questo è proprio sfacciato. Ecco. Abbiamo segnato. It was junk food, that one? Yes. Ecco. He's crying. Vabbè, ora perché stava piangendo. Allora abbiamo Precella della 6D che è stato beccato da junk food. Poi ci abbiamo No ID Card, Indin, Tenzin, Selden, Rinzin, Sonam, Miwang, Yeshi de Tenzin. Oh oh, life's a lottery. Life's a lottery. Prima dell'inizio delle lezioni, gli studenti gestiscono il giardino della scuola. Un lavoro, un via vai. E devo dire che fa impressione vedere questo via vai di ragazzini intenti a lavorare. Al suono della campanella ci si riunisce tutti in cortile per le preghiere, sempre autogestite. Tutti i bambini sono presi dalle preghiere, tranne uno. Finito di pregare, si ricordano alcune norme igieniche per prevenire malattie. We need to wash our hands, number one. Before preparing food, number two. Before eating food, subito dopo un'altra studentessa parla in Dzongkha, la lingua del Bhutan. She is speaking on gross national happiness. The main motive of having a gross national happiness in the country. Every morning there will be two students. One will speak on English, one speak on Dzongkha. E poi un emozionato studente mi dà il benvenuto. Buongiorno. Hello, my name is Sanofo Mugetsu. I would like to welcome our esteemed guests e infine si canta l'inno davanti alla bandiera. Ma a volte il troppo amor di patria ha delle conseguenze negative, come nel caso di questo bambino che, spalancando la bocca durante l'inno, mostra il corpo del reato, vale a dire una chewing gum, oggetto vietato nelle scuole bhutanesi.
Ten ten. Ninjun. Gorchen. Ma è arrivato il momento di entrare nelle aule per incominciare le lezioni. Me lo segnate questo? Che arriva in ritardo? Qualcuno me lo segni. Dopo aver fatto un giro per le classi, come se fosse il presidente del consiglio in visita in Bhutan. Grazie. Gli alunni ci tengono a raccontare le loro attività. These activities have been initiated as part of the program on educating for GNH. Let's reduce, reuse and recycle. Another step undertaken was to discourage students from bringing packaged foods, cakes and snacks on their birthdays to school for distributions. Instead, we encourage children to celebrate their birthdays by planting trees and flowers within the school campus. Children from the rich and the poor background both get the opportunity to celebrate their birthdays with equal pride and dignity. In the year 2011, we felt an acute shortage of water in our school, so we came up with the idea of rain harvest in our school and it was a great success. Per avere ulteriori informazioni riguardo il Gross National Happiness, la felicità interna lorda, vada a incontrare quello che può essere considerato l'equivalente del nostro presidente del Senato nel Bhutan. Lui è il luminare della GNH. Essendo un pezzo grosso dello Stato, la mia guida, Sonam, mi segnala le procedure ben precise da seguire. So you take your cupner like this and don't show your finger out. So what you do, you take the right foot first and then you bend. You touch the toes. Okay? For the king, you touch the floor and you keep your head, you know, as much as possible. This is acceptable for the king. Okay. And for the linpo, you do it on the toes. And your kapne should be lying like this. And then you step back with the left hand, left leg. When the linpo or the king tries to speak with you, you should maintain a certain distance, about 1.5 feet, and you try to speak, you know, slightly covering your mouth, and then you speak whatever they ask. And when you answer them, you try to slightly bend down and you answer, okay? Okay. And then when you have finished answering, then you slightly, you know, bend back, and you still remain in this posture. Me too, I have to do... Now for you, so what you can do, as you just still remain, a slightly bend, that is the humble approach. I have to put my... It's just not necessary. The hands, yeah. Hello. Hi. Can I take a photograph? Yes. Not now, okay. Ci fanno accomodare su un divano e ci offrono qualcosa da bere e da mangiare. Insieme a noi c'è Louise, una gallese che parla in italiano e che vive qui da tempo. Questo è piccante. Questo è quello piccante, sì. Ti piace? No, a me no, però ho capito che... Che devi prendere comunque un pochino, perché questa è la tradizione. Oh. Questa salsa piccante mi si ritorcerà tra pochi secondi contro. Il nostro ospite si siede curiosamente a circa 5 metri di distanza da noi. Noi italiani non siamo mai felici. Allora ero curioso di sapere come nasceva, come se si poteva praticare anche in Italia, una cosa del genere. I think the idea of GNH is not really to teach and preach. I strongly believe that any society firstly has its own understanding of what happiness is. So I think it is for the Italians to look back on their own history, culture, religion, and then build upon it rather than looking for happiness elsewhere. And I think it's maybe just the need to accept and allow spaces for it to come out. Come nasce l'idea? Come nasce l'idea di pensare alla felicità del... Since the founding of the first Bhutanese Buddhist government in 1626, we know that the very purpose of the state was for happiness. The idea of development, nation building, modern state, in this sense, happened in the 60s and the 70s. So it was rearticulated very well by His Majesty the Fourth King. No, perché pensavo, mi sono... No, I put in my finger in the chili and now... Se si applicasse una cosa così in Italia, la reazione degli italiani sarebbe non mi chiede se sono felice, ma rendimi felice. Qui in Bhutan nessuno ha avuto questa reazione. Happiness is an individual pursuit, but there is also the communitarian and the societal aspiration. The role of the state is really not to
dish out happiness to the people who have absolutely no idea or aspiration of happiness. I think it is trying to complement an individual aspiration by an acceptance of that aspiration and then create policy and institutional conditions so that individuals could maximize opportunities for happiness. Terminiamo il nostro incontro spostandoci fuori in giardino. Qual è la cosa che equivocano soprattutto gli occidentali? Magari prendono soltanto la parte più superficiale della cosa. Gross national happiness, when His Majesty the Fourth King said, he said it in very simple terms that it is more important than gross domestic product. But he did not say gross domestic product is not important. No matter how much materialism takes primacy in other societies or other cultures, I'm sure that you also have other aspects that you feel necessary or accept as a part of happiness. Maybe you did not articulate it as a matter of public policy concern as we have done here. Se Bhutan fosse stato uno stato ricco come gli Stati Uniti, secondo lui avrebbero sentito il bisogno di creare, pensare al gross national. Happiness in Bhutan is a serious business. It is not a romantic idea of happiness. It is an everyday concern, either as an individual, as a society, or even as a government. Maybe we do not say it when we do things, whether you are doing business, whether you are doing a lawmaking, whether you are doing spiritual practice. But because of long history, long spiritual, cultural tradition, I think it is always within your conscience that somehow what you do, you try to achieve that. Scusate, io sto piangendo. E volevo, mi volevo raccontare perché cosa. Scusate, perché mi sono. Vabbè, mi sono chiesto se tutti gli abitanti del Bhutan ci credono a questa cosa. There are people who reflect on government policies and express dissatisfaction or resentment, but in order to express their criticism, they would still use GNH as a benchmark. People would still use the idea of happiness. This is an indicator of a very larger popular acceptance of the idea. Salutato il presidente, ci spostiamo in centro. Ma non mettete le cinture di sicurezza? No, non è obbligatorio. Anche per passare alla striscia pedonale bisogna essere a volte attenti perché viene. Non rispettano. Non è come in Italia che. Sì. È guidata all'inglese? Sì, forse perché essendo vicino all'India. Una cosa del Bhutan che mi ha reso molto felice è la possibilità di trovare dei francobolli particolari. Per questo ho chiesto a Ogien di accompagnarmi alla posta. Poi vi racconto perché c'è la presenza dei. Una volta qui c'è la possibilità di farti scattare una foto. Ok. E stampare dei veri e propri francobolli con la tua immagine. You can send postcards. È postcard to Italy. Yeah, from here. Compro le cartoline. Questo è il re. Prendo tutto. Spedirò due versioni di cartolina, una con il francobollo informale e l'altro da fondatore della patria. E alla fine aspetto con ansia che arrivino in Italia. Nell'attesa faccio un giro per Thimphu, la capitale del paese, una città di 80.000 abitanti a circa 2.300 metri sopra il livello del mare. Tra le varie curiosità c'è che qualche anno fa installarono l'unico semaforo del paese, ma la gente protestò così tanto che alla fine fu tolto e rimesso il vigile. In città ci sono tanti cani che sembrano convivere serenamente con la gente. L'unico problema è la notte. E poi ci sono una serie di giornate dedicate, come ad esempio il Dry Day, il giorno in cui non viene servito alcol, e il No Tolerance Day, il giorno in cui la polizia fa controlli più accurati rispetto al solito. Spesso può capitare di incontrare qualcuno con le labbra sporche di rosso. Bhutanese people, they love Doma. You know Doma, the red one? The guy is eating. And the old people who are addicted to Doma, they cannot chew. So what they will do, they will put the Doma here and they will smash it and they take the powder. They take the pieces, then they eat. Io in India, da vero uomo, ho masticato una cosa del genere, però si chiamava pan. Sai che sei veramente coraggioso. È duro. Buono. Ne vuoi un altro? No, grazie. Sto cercando di smettere. This is dangerous, Dodoma. You get the cancer. What shall we do? It's been practiced from our forefathers.
So it's a part of a culture. Yeah, I mean, it's like a cigarettes. We smoke cigarettes, but we know that we can get the cancer. Yes. Ma un posto che ti spiega tanto quando si visita un paese è sicuramente il mercato. Oltre a Sonam, a farmi da guida c'è Karma. Buongiorno. Dormito bene? Impiegata alle Nazioni Unite, parla anche lei italiano perché ha studiato a Bologna. Negli anni 90 molti ragazzi del Bhutan sono venuti in Italia a studiare. Perché proprio in Italia? Non lo so. Questo riso sono prodotti locali. Anche questo è un tipo di riso tostato, ma flattened piatto, rice. Piatto. Yeah, sì, piatto. Si mangia così come il snacks. Così, senza niente? Con il tè. Però devi cucinare. Sì. No, no. Non c'è niente. Un po' duro, ma... Un po' duro? Mm. Mi è rimasto dentro una capsula. Ok. Non è consigliato per quelli che hanno problemi con i denti. Senti, ma c'è poca gente, perché? Adesso è troppo presto, verso le 11 comincia a venire. Possiamo andare sopra dove si vendono le verdure. Quello è cetrioli. Beh, piccoli piccoli sono. Ogni tanto si vedono gruppi di turisti che visitano la città, ma anche qui c'è una particolarità. Beh, è vero che il Bhutan ogni anno fa uno sconto sul biglietto aereo per ogni paese, tipo un anno il Giappone, sì. Un anno... Sì, l'ho sentito così. Anche la tasse che loro devono pagare, soprattutto per Thailandia, ma anche per Giappone. Continuo così con le mie domande. Questi? Si chiama B, tipo di melanzane. Questo è tipo di lievito organiche, di solito li fanno per fare alcol locale. È amaro. Come si chiama? Bitter God. Hai mai mangiato questo? No, cos'è? Squash. Mangiato no, ci ho una volta giocato. Dai, non è... Ma tutta la frutta e tutta l'agricoltura del Bhutan è vero che è biologica? Sì, non mettiamo pesticidi, no. Noi importiamo un sacco di verdure dall'India, poi hanno fatto il test sul fagioli e anche sul peperoncini, quelli piccoli, poi hanno trovato un sacco di pesticidi e quindi vietato di importare fino a che il livello di pesticidi non si abbasserà. No. Senti, ma tu com'è che ti chiami Karma? È il nome che mi ha dato una lama. Quando nasce una bambina o un bambino, dopo 3 giorni devono fare un tipo di piccola cerimonia. Devi anche farlo tagliare i capelli, come un buon segno, no? E noi preferiamo che la capelli va tagliata da una lama, no? Quando Karma dice che bisogna tagliare i capelli con una lama, non intende una lama vera e propria, intende un lama, cioè un monaco buddista. E di solito se c'è una lama, i genitori li portano i bambini lì, poi gli chiedono di dare un nome. E il nome di solito lui ce l'ha già scritto. Consulta qualche tipo di, come si chiama, astrology book. Ah, ok, libro di astrologia. Sì, poi quando gli chiedi, lui ti dà il nome. Perché voi avete 2 nomi, no? Sì, noi non abbiamo cognome. No. No, di solito noi ci conosciamo tutti, no? Quindi le dico, ok, ho la figlia che abita sopra... C'è gente che ha il nome femminile. Sì, per esempio il Deki di solito è il nome femminile, ma il suo secondo nome è Funzo, quindi Funzo è maschile. Le sigarette, se io sono un turista e voglio venire non posso fumare in pubblico? No, non puoi. Anche quando porti da fuori devi declarare. Inside the airline there is a brochure which says that you are restricted to bring more than this number of sticks of cigarettes. E infatti si può portare solo una stecca di sigarette e pagare una tassa di 26 euro. Devo dire che durante tutta la mia permanenza nel Bhutan non ho mai visto qualcuno con una sigaretta in mano. È facile trovare in giro cartelli di divieto, si rischia una multa di 500 ngultrum, circa 7 euro. C'è qualcuno che le vende legalmente? Penso di sì. Io non fumo, quindi non so. If you want to buy cigarettes, there is a shop. I don't know, I don't smoke. Se non fumi, non sai. Alla fine ho scoperto che i bhutanesi non possono fumare né dentro casa né fuori casa. Proprio niente. E va così. Questo è tutto biologico. Sì. Qui c'è la carne. Sì. Fry meat, cheese, butter, local egg. Che carne è questa? Questo è tipo di pancetta, è la salsiccia fatta con il sangue e con la farina, un po' di spice. Ma che animale è? Quello è maiale o quello di bovino. Questo è carne del bovino, è secco. Questo è il formaggio molto seccato. È molto arrabbiato? Seccato, è anche molto duro, no? Questo è il cuoio della yak che si mangia. Si deve mettere dentro l'acqua calda e poi si cucina e poi si mangia. È una pelle? Sì, una pelle della yak. Ma il sacchetto te lo porti da casa?
Sì, è una piccola contribuzione a conservare l'environment. Ma fai solo tu o...? La maggior parte delle gente le hanno cominciato a fare così. Effettivamente, se mi guardo un po' in giro, la maggior parte delle persone non ha buste di plastica. Allora, ciao! Quando ci si saluta ci si bacia o ci si stringe la mano? No, ci si solo stringe la mano. Noi non baciamo, no? Neanche fra amici o parenti non ci si bacia? Non si bacia, ma solo fa... Ci stringe? Yeah, si stringe. Anche quando ti saluti con tuo marito non lo baci in bocca? Di solito no, non davanti alle gente. It's not appropriate. Okay. Ciao, grazie. Ciao. Un classicone, around the world, in giro per il mondo c'è sempre la signora col carrellino, che è di una comodità. Oh, oh. Life's a lottery. Life's a lottery. Proseguo il mio giro al mercato con Sonam, spostandomi nel reparto pesce essiccato. C'è un profumino, non vi dico. Buttonese people, they love dried stuff. In the olden time, we don't have refrigerator. So in the summer, you know, try to dry as much as vegetables for the winter. Ancora oggi è diffusa l'usanza di far essiccare al sole il peperoncino, se ne fa un largo uso in cucina, e la carne. What is this? This one is cow's meat, beef. Un'altra curiosità di questo paese sono le aiuole e le erbacce che si trovano in strada. Why there is marijuana here in this way? It grows wild. It grows naturally. Nobody plants marijuana here. And nobody take it off. Nobody. You see here the plants, even in the public area, the plants are so fresh. This one is dried by the sun. Nobody has used this plant. So we could smoke this? No, it's not good. How do you know? It's drugs. It's a weed. Not good. Yeah? C'è un sacco di amici che la penserebbero in maniera diversa. Cioè, è pure seccata, cioè non deve fare niente. But there will be people who smoke marijuana. Some kids, they do take marijuana, but not many, no. Beh, insomma... I pusher qui sarebbero tutti disoccupati. What is pusher? The guy who sells drugs. There's no market here. Ma attenzione, non incominciate a partire dall'Italia per il Bhutan per fumarvi le ottime aiuole della città. Magari trovereste anche in un certo senso la felicità, ma avreste problemi con la giustizia perché è vietato, è proprio vietato. Non fanno fumare le sigarette, figuriamoci le canne. Ma poi venire in un paese come questo, così spirituale, per farsi le canne? Ma andate in Olanda che è illegale. Mi raccomando, non mi fate fare brutta figura. Così, attraversando un ponte, ci spostiamo nel reparto merceologico del mercato alla ricerca del souvenir da portarmi a casa. Potrei acquistare dei piatti che emettono dei suoni tipici dei templi, oppure un paio di kuru. There will be a small target to the size of this much, then we throw. Una, due, tre. Three finger. Three finger. Okay, now you try to throw. Okay, ammazzo qualcuno. Levatemi il bambino! Look at the huge target! Nice! Ma di oggetti da comprare ce ne sono veramente tanti. Poi vi racconto la presenza di questi peni. Ma ce n'è qualcuno, magari meno imbarazzante da mostrare ad un eventuale controllo alla dogana di Malpensa, ma più inquietante. Human skull. What is? Human skull. Original human skull. You touch this one. It's a bone. It's not true. What? Religious, you know, Buddhism, the Vajrayana. So when you look at the furious form of deities, whoever has a like this, you know, like this posture, so this is it. This is the Thotpa. We call Thotpa. Thotpa means it's the here. It is bone. It is true. I am serious. But tell me, you are joking or not? Come on, you feel it? No, I don't want. Yes, it doesn't mean anything. It's true. We asked to him. Aja, tebi mola, teb momola. Ah, ora è tutto più chiaro. Is it the real skull? He said yes. Sì, please show me the human skull. Right there. That's a real one actually, it's a real human skull. This one is used for a ritual ceremony. How did you get it then?
There's a separate dealer who get this to us. Mostacci, no? È vero. Oppure tra una spilla e una calamita da frigo c'è anche questo. It's a human thigh. So you blow from here. I'm not good. I cannot do this one. I cannot. It is a real one, a human. It's a human one. Why you? What for? It's a Buddhist musical instrument used in the rituals. Il vestito tipico del Bhutan si chiama Kho, la versione maschile, e Kira, quella femminile. Lo si deve portare nelle occasioni ufficiali o al lavoro. Perfino l'omino dei cartelli stradali lo indossa. Alla fine ne ho comprato uno, anche perché l'idea di comprare un femore umano non mi faceva impazzire. Non essendo facile da indossare, le prime volte mi aiuta la mia guida Sonam. Are you comfortable with the pants? No, you take off now. Sembrerebbe andare in giro con la gonna. È facile da mettere. Davanti si forma una pratica tasca per mettere vari oggetti da portare con sé. Esco con una certa naturalezza perché questa sera sono stato invitato a cena dalla famiglia di Sonam. Hello. I'm Sangye. Welcome. My name is Peef. Good, good. Come, please. Take off the shoes. No. You don't have to. Please. No. Yes. Why don't you take a seat? Thank you. Please. Please meet my daughter. Oh, your daughter. Ciao. My name is Peef. I'm Pema. Pema. Lotus. Pema. I feel you the theory of the lotus. Okay. Do you like my... Oh, yes. Wonderful. You look like Bhutanese. Come, please. Okay. Ma di solito ci si leva le scarpe. Normally, yes, normally. Ah. But we don't want to trouble you. Please have suja. Suja. Prepared out of butter and salt. Chi incomincia? Should we show? Oh, tre ore a guardarci. Cos'è questo? It's called zao. So zao is toasted rice. Ah. Col burro. Col burro. La cosa leggera. Mangio la mano. Poi provi questo anche. Questo è? Maize. Ma si mette dentro? Si può mettere anche dentro il tè. All? È salato. Salato con burro, sì. When you are normally in the winter or on the high altitude, it keeps you warm. With butter and all, it will give you some energy also. People who are having blood pressure, it is not advisable. Oh, there is a problem now because I put my leg sempre in this way. Devo stare attento come le signorine. No problem. It's the first time that I wear something like a skirt. So non so se because you didn't have a beautiful view from here, from there. What are you cooking? It's a dry pork, and in Bhutanese we call it as paksha sikam. Paksha sikam. Usually, non la sottotitolare questo. It consists of radish, dry chili, and then dry pork. And this one I'm preparing chicken, well chopped, with a little bit of chili and salt. And what's the name? It's a jajamaru. Jajamaru. What's your job? I'm a reporter. I work for a television station here. But before the 1999, you didn't watch the television at all? No. Our neighbors, they used to have a television set, but not with the TV connection. So we buy a cassette. We watch a lot of Indian movies. It's like a feast watching television there. So what's the name of the channel? We just have one national channel. Okay. That's Bhutan Broadcasting Service. This is our humble altar. Would you pray us here? It's a room just for this. Yes, for the altar. He's the guy who introduced the Buddhism in the country during the time of 8th centuries. Yeah, Padmasambhava. This guy. Ah, okay, sure. Yes. Can you show me your room? Okay, come this way.
Very dirty. Sorry, this is the king. He's our fourth king, the father of the current king. You have the pictures next to the bed. I didn't get time to put it on the wall, but it's nice to be with him. Many people they used to keep. That is the symbol of respect. Because of those people, we are happy. Because of various resources, like the environment, the clean air. These are all because of these people. Happiness is all what human beings want. Not only human, but all the sentient beings. Those who have souls, for instance, like a dog. They need happy. Mi han detto che devo fare così. Ma quelli sono i funghi famosi. Si chiama cordyceps e cresce nelle montagne del Bhutan sopra i 4500 metri. Questo fungo viene usato nella medicina cinese e sembra che faccia molto bene al cuore, ai polmoni, ai capelli, alla pelle e viene considerato una sorta di Viagra naturale. I'm looking for one with eyes. The spore gets inside the larva. It just basically nourishes itself on the larva, kills the larva as it's growing, and then finally it grows out from the head of the larva. And so sometimes you can see two eyes on the front. But actually there's no larva left, it's only mushroom now. Most of the time we put this one in the local brood ara, like that. Maybe you can have a try. I try. If I die? No. I don't drink alcohol. Mamma mia. Bello forte. Quite strong then. Only taste. Come dice Adriana Celentano, questo è forte ragazzi. È la pelle della vacca. This is our delicacy, so it's very tasty, we eat. As a guest, you serve, whether he likes it or not, you just put it in it and it's his job to eat. Ani bello va da ani. Le patate col formaggio mi sembrano quelle più familiari. Chili. No, hot. Not so hot. No. You're so hot, it's hot for me. I try this, the skin of the maiale. Oh, good, yeah. I try. Yeah. La vado con la pelle di maiale. Mumu. Actually, it's not a pork, it's cow skin, right? Ah, non è di maiale. No. Ah, no, grazie. I came because I'm looking for the happiness. Oh, yes. Yes. So I'm happy. Yeah, I'm happy. You look like. Yes. If I have to go for full pension, I have to work another 3-4 years. I'm getting my early pension. Fine, yeah. I'm okay. So that is happiness, yes. There are so many people who wanted to retire, even meditate. You know, they prepare for the next life, prepare for your death. I'm always looking the death to come at any time. So I have now no plan, no further, only accepting, you know, the death, welcoming death to come. So that I think if you die early, your rebirth will take place so fast. So again, you can come back to this world. Time will not permit them. Sorry, time will not them to live longer than what they are expected to live. I am lucky to meet with many Buddhist masters who always reminds me death is uncertain. It can come tomorrow, it can come today, or it can come midnight. What? But you are sad when someone dies? Oh, definitely. We will be definitely sad because there are so many ways of dying. So especially people who get killed by earthquake, you know, the case in Italy, we really feel sad. And then some may die when they reach very old age. For them, we don't feel much sad because it is time for them. Ma ho la sensazione che il gross national è la conseguenza dell'essere buddista. Yes, definitely. Religion comes first amongst everything. You know, your housing is not important. Your clothing, your food is not important. If somebody is a Buddhist, they consider the religion is the only topmost. So it has been a wonderful evening, I must say. Wonderful evening. We had a wonderful evening. Thank you. If you come in Italy, I'll bring you in a restaurant. Thank you. Because I'm not able to cook. Thank you. No problem. E dopo una serata dove ho imparato tanto, ritorno in albergo, mi cambio e ritrovo la felicità alla Lamas Karaoke.